saluto a tutti da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi la nostra rubrica di approfondimento vi parlerà di notizie riguardanti il sociale. Un metodo innovativo che sperimenta l'acqua nei processi di riabilitazione delle disabilità. Si chiama IPOP, idrostimolazione polisensoriale psicomotoria, è stato presentato ad Ischia. A promuovere e organizzare il convegno è stata l'associazione di volontariato Nucleo Sommozzatori Magellano, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi Campania. Scopo dell'iniziativa è di illustrare i risultati raggiunti con questo metodo, le basi scientifiche e la loro applicazione, le opportunità formative e professionali, coinvolgendo terapisti, medici e organizzazioni impegnate nel mondo della disabilità. Il metodo non è un esercizio, ma un sistema che vive di interazione tra tutti i suoi componenti, il bambino, la famiglia, il terapista e naturalmente l'acqua. Come sostenere uno studente cieco che vuole avvicinarsi al mondo della musica? Dal 10 maggio l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi di Bologna ha messo a disposizione il servizio Orioli, intitolato a un musicista scomparso per tradurre il braille i testi musicali. È possibile contattare la sede Univoc per chiedere, d'accordo con il proprio maestro, un parere sui testi da studiare, quali brani eseguire per raggiungere il proprio scopo e dove reperirli in braille. Solo dopo le indicazioni ricevute e nel caso in cui si accerti la mancanza di brani ad hoc, si può richiedere la trascrizione. La radio come mezzo per unire al di là delle differenze. Giovedì 15 maggio ha preso via l'evento territoriale organizzato da Onde Radio, la web radio Under 18 contro le discriminazioni, grazie al supporto di Save the Children. L'obiettivo è coinvolgere giovani studenti italiani e stranieri in azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione sui temi dell'integrazione e del contrasto a tutte le forme di discriminazione e intolleranza attraverso le onde radiofoniche. In rete è ormai famoso come il frigo della carità. L'idea è semplice, ma nessuno finora l'aveva mai avuta. Un frigorifero solidale, installato su un marciapiede, dove depositare viveri e avanzi a disposizione di chi ogni giorno soffre la fame. L'iniziativa non parte da un ente caritatevole, né da un ONG, ma da un cittadino di Ail, in Arabia Saudita, che semplicemente ha avuto un'idea e l'ha messa in pratica. L'autore dell'invenzione vuole rimanere anonimo, ed è proprio l'anonimato il punto di forza della sua trovata. Anonimo può restare infatti, in un certo senso, anche qui quel cibo ne ha bisogno. Non dovrà bussare ad alcuna porta, non dovrà tendere la mano, ma potrà recarsi inosservato a prelevare ciò di cui ha bisogno. E sono aperte le iscrizioni ai soggiorni climatici per anziani, sia termali che marini. Possono presentare istanze cittadini residenti nel comune dell'Aquila che abbiano un'età superiore ai 65 anni, siano autosufficienti, pensionati e che non svolgano alcuna attività lavorativa. I partecipanti dovranno inoltre avere residenza anagrafica all'Aquila e non dovranno usufruire di analoghe prestazioni per l'anno 2014 da parte di istituzioni pubbliche. La durata dei soggiorni è di 14 giorni. Il modello di domanda è disponibile negli uffici dell'istituzione Centro Servizi per Anziani e sul sito internet agli indirizzi web www.exompi.it, www.istituzionecsa.it, oltre che su quello del comune dell'Aquila. Il cosiddetto indice del grattacielo è una teoria che deriva da uno studio condotto da Barclays Capital, la società di investimenti di una delle maggiori banche del Regno Unito. Si basa sulla corrispondenza tra quanti più grattacieli costruisce un paese e le probabilità di una crisi imminente. La relazione sta nell'errato uso di capitale che si riflette nello spreco di denaro usato per costruire un enorme edificio. Indicativo quindi del fatto che il paese dovrebbe fare al volo una manovra di correzione economica. Una prova?
Il Chrysler Building e l'Empire State Building a New York sono stati eretti poco prima del crollo di Wall Street del 1929 e la Grande Depressione degli anni 30. Oggi, secondo Barclays Capital, è la Cina il paese a costruire più grattacieli nel mondo e negli ultimi tempi, infatti, la situazione economica non è più rosea come prima. Al contrario, l'India, in grande sviluppo, ha soltanto 14 grattacieli in costruzione. Scrivere una mail, navigare su internet e mandare un messaggio su Facebook, ma anche accedere a prestazioni sanitarie, verificare liste d'attesa, referti o effettuare il pagamento ticket. Sono pensati per questo i corsi di alfabetizzazione informatica attraverso l'utilizzo all'uso di tablet e smartphone, organizzati dalla Fondazione Vodafone e Federanziani e rivolti a circa 100.000 persone della terza età. Un'iniziativa che aumenterà autosufficienza e autonomia e instraderà sulla via della telemedicina. Le lezioni, della durata complessiva di 8 ore per classi di circa 20 persone, si svolgono in 3.330 anziani in tutta Italia. E sono oltre 100 milioni di cinesi, in gran parte giovanissimi, che soffrono di una vera e propria dipendenza dai videogiochi online, tanto da far parlare gli esperti, in alcuni casi più gravi, di danno cerebrale. Lo riferisce la stampa locale citando una ricerca che ha rivelato come il 67,5% degli appassionati ammetta di conoscere qualcuno affetto da questa fissazione maniacale, anche se poi solo lo 0,2% accetta di riconoscersi personalmente in questo profilo maniacale. È un nuovo strumento online finanziato da Bruxelles e presentato dalla Commissione Europea, permetterà una ricerca personalizzata, finalizzata nella scelta di quale università intraprendere a seconda della materia e del tipo di preparazione che lo studente si propone di ottenere. Questo portale analizza le performance dell'università secondo numerosi indicatori, sottolineando così i punti di forza di ciascun ateneo. La filosofia che sta dietro al lavoro, spiegano alla Commissione, è infatti che non esiste una classifica dei migliori centri atenei, ma ciascuno ha un proprio valore. E l'Italia purtroppo è maglia nera d'Europa per numero di laureati, e quanto emerge dai dati Eurostat 2013, secondo cui la percentuale di italiani tra i 30 e i 34 anni che hanno completato gli studi universitari è la più bassa di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Male anche per gli abbandoni a livello di scuola secondaria, dove l'Italia è addirittura quintultima. A fronte di una media dell'Unione Europea del 37% di giovani adulti che hanno portato a termine il percorso universitario, l'Italia con il 22,4% è letteralmente l'ultima della classe, sorpassata anche da Romania, Croazia e Malta. I paesi con il più alto numero di laureati sono invece l'Irlanda, Lussemburgo e Lituania. Nel 2002 l'Italia era al 13,1%, eppur essendo quindi migliorata è avanzata molto meno degli altri paesi, passando dalla quintultima posizione europea all'ultima 11 anni dopo. E 23esima su 28 è anche la posizione italiana per numero di ragazzi tra i 18 e i 24 che hanno abbandonato studi e formazione dopo la scuola media, ben il 17%. A fronte di una media dell'Unione Europea dell'11,9, peggio di noi solo Spagna, Malta, Portogallo e Romania. I paesi invece virtuosi con il minor numero di ragazzi che hanno precocemente smesso di studiare sono Croazia, Slovenia e Repubblica Ceca. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Carmela Crezzato e vi do appuntamento a domani.